Buongiorno amici, qua intanto c'è un lumifragio, non lo so. Oggi il mio ragazzo ha deciso di portarmi in un mercato street food non turistico, perché attenzione, qui in Corea in questo momento c'è una grandissima rivolta nei confronti del mercato, quello famoso che è andato anche su Netflix, che è il Gwangjang Market mi pare. Però in pratica quel mercato ha alzato i prezzi ed è diventato troppo turistico, i coreani si stanno lamentando, la qualità è peggiorata, quindi oggi andiamo a vedere un mercato non turistico e vediamo un po' cosa possiamo mangiare. Se vi piace questo trucco intanto trovate il tutorial sull'altro social, quello lì con i video più brevi. E nulla, non so come vestirmi. Vorrei uscire in pigiama un po', però non si può. Mi sono decisa, sono pronta. Scusatemi il caos dietro, ma sto ancora sistemando le cose per il trasloco. Niente di che, raga. Ho messo dei jeans un po' baggy, giacchetta, perché finalmente sta arrivando la primavera. Oggi un po' grungy, un po' tumblr, ma il pezzo forte è la mia borsa, ora ve la faccio vedere. Guardate che bella! L'amo, raga, bellissima. Cioè, mi sa proprio di Bratz. Il mio ragazzo si sta ancora preparando. Ogni volta dicono, ah, le donne ci mettono così tanto a prepararsi. Raga, gli uomini ci mettono di più. Yeah, this is, I'm trying in low. Mm-hmm. This is, I'm trying with the high. Ok, è arrivata la metro. Ew. I feel like a reporter, like. Siamo arrivati, si chiama Mangwon Market, quindi se venite in Corea venite qui. Inquadra. C'è il nostro amico. Questo è molto meno turistico di zone tipo Myeongdong o il Gwangjang Market, quindi ci sono meno persone e la qualità dovrebbe essere migliore. Siamo affamati, non abbiamo pranzato, mangeremo il più possibile e vi faremo sapere com'è il cibo. Lui già lo sa, però vabbè, io vi farò sapere dal mio punto di vista. Ok, let's go. Cheap ramen. This is the common Korean market, my traditional market. Raga, è davvero molto più tranquillo del mercato quello lì, Gwangjang, che è quello famoso. Cioè, sentite, non ci sono background noise troppo forti. E io vado contro le persone. Qui c'è la fila per il pollo. Tantissima fila. Tteokbokki, però raga, c'è troppa fish cake. Queste pesce. Non lo so, mi sa troppo di pesce, non li voglio provare. Questa è patata dolce, poi c'è il gimmari che è tipo alga, comunque posso mangiare. Questo è pesce, non posso mangiarlo. Quindi mangerò questo. Proviamo. Di tutti i gimmari questo qua è il più buono. Ehi? Era ok? Buono. Really crispy. Buono. Per quella porzione di tteokbokki e il fritto misto abbiamo pagato 7000 won, che sono circa 5 euro. Ci sta. Questi sono gli hot dog. Sono dei dolcetti. Qual è la fila? Dovete sapere che i coreani amano fare le file. Il mio fidanzato ne è la prova, perché si vedono i posti tipo su Naver, diventano virali e quindi vanno tutti nello stesso posto e quindi stanno le ore in fila. Io odio fare le file, ma eccomi qua, costretta. Ecco, l'ho fidanzato in missione con la mia felpa, tra l'altro io aspetterò qui. Ne proviamo due, uno al formaggio e uno all'oreo. Formaggio e oreo. Let's see. Smell good. Smell good. Il profumo. Your mouth. Non è dolcissimo. Oreo and honey. Smells so good. I really like it, it's not sweet. Got it. What the fuck? Raga, terribile.
quella formaggio terribile. It's like garlic. 7 su 10, perché è buono, niente di specialissimo, però molto buono. Sporcandomi. Io e il mio ragazzo abbiamo dei gusti totalmente diversi, perché quello che ha preso lui io stavo per vomitare e quello che ho preso io a lui non piace, mi piace tantissimo. Allora, io sono già piena, ma abbiamo altri due main meal e altri due dessert da provare. Non so come arriverò fino a stasera, probabilmente mi prenderò il mio tempo. Comunque questo qui che abbiamo appena mangiato, abbiamo pagato 4.000 won per due hot dog, che sono circa 3 euro, meno di 3 euro. Ed era davvero davvero buono, quindi super consigliato. Raga, in Corea i posti più vi sembrano sporchi e vecchi, più sono buoni in realtà. Abbiamo ordinato due tipi diversi di noodles. Non so cosa abbia ordinato, perché ho ordinato in coreano. Una roba particolare qui, quando si va nei posti così tipici vecchi, quando si ordina devi alzare la mano e urlare tipo il tuo ordine, cosa che non potrò mai fare perché sono super introversa e timida. Ora aspettiamo e vediamo. Sesame, alga, non so cosa sta mettendo. E questi sono i miei prefe. I hope you're really hungry. I can eat that one. Questi sono 3 euro, quelli tipo 4. 7 euro per due piatti e vi riempite tanto. Buona raga, 8. E calcolate che questo costa 3 euro, ma guardate quanto è grande. È tutto pieno. Cioè, enorme. Portion is really big. Adesso per rinfrescarci la bocca, dato che fa freddissimo, mangiamo un bel gelato, giustamente. Raga, questo gelato è al sale. Ah, proviamolo. I don't understand. Which one? The cherry? Salt. Salt? Maybe I like it. Mm. Forse mi piace, raga. Quest'altro è matcha e cherry. But it's unusual, you know? Yeah, sale. Never tried it. Never? Never. Salt. But it's good. Yeah. Not bad. These also good. Buono. Ok, proviamo l'ultima cosa qua, poi John li prendiamo da portare a casa perché raga siamo stanchi. Cagnetto, ciao! Adesso prendiamo questo marshmallow gelato grigliato che ha mangiato questa tizia che non so chi sia. Let's see. Marshmallow, right? Let me try. Raga, è dolce in modo stucchevole. You like? Non piace neanche a lui. Mm. Le cose da portare, andiamocene. La ragazza, la signora non l'ha scuoiato bene secondo me raga, perché è impossibile, è troppo duro. Let's go home. Andiamo a casa. Ah, siamo tornati a casa raga, adesso un attimo di break time. Dopo riscaldiamo le cose nella friggitrice d'aria e le mangiamo qui i cagnolini, ciao! Ok raga, mentre aspettiamo di essere di nuovo affamati, ho deciso di struccarmi, vi faccio vedere un po' la mia skincare notturna. Nel frattempo, perché no? Perché no? Che me lo chiedete sempre, quindi questa è una buona occasione per farvelo vedere. La luce fa un po' nel bagno, però
Noi ci proviamo lo stesso. Intanto si sono fatte le 9:30 di sera. E allora, prima cosa, raga, togliere lenti a contatto, perché ho le lenti a contatto, ho gli occhi marroni. Penso che lo sappiate, però vabbè. Prima di fare la skincare, lavate le mani. Io ho su il mascara waterproof, quindi vado ad usare questo prodotto che è la vita. È l'unica cosa che toglie il mascara waterproof di Harry Makeup. Facciamo così e lo vado a mettere di qua. Tra l'altro mi è quasi finito, devo ricomprarlo. Lo vado a mettere così. Mi scioglie tutta la situazione mascara, sì. Adesso eccomi qua, Joker. Vado ad usare questo di Softimo, Speedy Cleansing Oil, per togliere il trucco dal resto del viso. E facciamo così. E per fare la double cleansing e per togliere l'olio vado ad usare questo. Mi raccomando, quando vi asciugate il viso non sfregate come pazzi che vi fate solo danni. Tamponate, tamponate. Adesso vado ad usare queste tre essenze di Mixun insieme. Cioè, in realtà faccio layering, quindi metto una, aspetto che si secchi, metto l'altra, aspetto che si secchi e metto l'ultima. E mi sto trovando davvero bene con questo brand ultimamente, devo dire la verità. Da quando ho iniziato ad usarlo non l'ho tolto più dalla mia skincare. Quindi andiamo con la prima, che è la centella asiatica. Le altre due sono una alla bifida e l'altra alla galactomyces. Non so pronunciarlo. Ok, adesso aspetto un attimo che il mio viso assorba queste fantastiche essenze e procedo con la skincare. Rompo il mio silenzio col dirvi che non è perché sto in Corea uso solo prodotti coreani, anzi, uso un sacco di prodotti coreani, la maggior parte sì, però in realtà per le creme e gli oli, raga, io uso un botto Drunk Elephant, io adoro questo brand, cioè, vi giuro, quest'olio è la vita, io ho la pelle super mega secca, ma mi piace provare vari prodotti, sperimentare, e devo dire che a volte le creme coreane per me non sono il top, non riescono a fare il loro lavoro, non mi idratano a sufficienza, per la mia pelle a volte non vanno bene, dipende dal prodotto. E alcune mi piacciono, poi magari se volete vi mostro i miei prodotti preferiti e quelli che mi sono piaciuti di meno. E vado ad usare sempre di Drunk Elephant la Lala Cream. No! Caduto nel lavandino, 200.000 euro sprecati. Idratiamoci. Tadan, questa è la mia magnifica skincare notturna, guardate quanto sono luminosa. Questo finalmente è il nostro ultimo pasto da tutto quello che abbiamo comprato. E questi sono John, e questo è fatto con le patate, questo con il kimchi. Amore, what's in the pajol? Green onion. Ah, questo è di cipolle verdi. Questo ora vi faccio vedere. Questo è un peperoncino gigante, dentro c'è la carne, questo ovviamente è per lui. Secondo me è buono, ovviamente io non mangio carne quindi non lo posso provare, però ci sarà Yubin a dirci il sapore. Ciao! Non ho tanta fame, are you hungry? No! Quando mangiate i John qui in Corea, praticamente vi danno delle salsine per metterli dentro e... really good! Good? Buono. Buono? From 1 to 10? 7. 6? 6. 6, 7, 6, 7? 5 is 5. 5 is 5, yes. Questo è quello, il kimchi. I feel like I'm doing a mukbang. Raga, oggi abbiamo mangiato una quantità di cibo. What was your favorite and your least favorite? Intanto io provo quello alla patata e qua ci mettiamo il ketchup. To me, favorite, I'm not sure if my favorite was the hotdog or the noodles, but the hot one, the knife noodles. Maybe the hotdog more. My least favorite was the marshmallow ice cream. Ah, that was shit. Yeah, really, really bad. My opinion, hotdog and this one. This one? Really? Ovviamente non abbiamo provato tutto lo street food che c'era perché, raga, siamo solo due persone e non vogliamo sprecare cibo, quindi non abbiamo provato tutto. Però magari le prossime volte vi faccio vedere qualche altra cosina, tipo i japchae, che a me piacciono tanto. Quindi potrei anche fare una parte 2 volendo di questo video. Fatemi sapere nei commenti quali contenuti volete vedere,
Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia per questo video, spero vi sia piaciuto. E io adesso finisco di mangiare questo, vado a vedere Bridgerton e vado a dormire. Quindi grazie mille, un bacione, alla prossima. Ciao. Ciao.